Good morning. Sì, qui sono le 4:15. Poi spiego meglio. Sono andato a trovare mio nonno, mister, master, maestro, o semplicemente... semplicemente David Lynch. It's March 27, 2022, it's a Sunday. In Naples, a clear, cloudy afternoon. But 71 Fahrenheit around 21 Celsius, and this means that is that today over that really soft. They recognize this in this period, and so it's over the spring atmosphere. As regard the video on Toads, come al solito lo faccio separato da questo, quindi se interessa, occhio, parlo sottovoce perché qui sono molte persone anziane. Anyway, I see and you all, just see from this other window. Today, ormai è già pomeriggio, quindi non posso dire la temperatura sarà, però it's totally cloudy, and so non stiamo avendo this beautiful blue sky con questa scena. Speriamo per la giornata migliore domani, anche se non ci possiamo lamentare perché nei giorni scorsi comunque abbiamo avuto a sole e cielo per 5 giorni consecutivi. Ma say that is so from this other mythical window of my grandfather's house, paternal grandfather, the palace, window of the palace, out is a door, and it's no shooter, but always, come se fossi sempre lì, from my mythical, from the window, with the colored curtain, and it's, certo non sublime oggi, ma via di mezzo, ma comunque è bella grazie all'inquadratura. La luce, and it's a green roller shooter behind me, on the top, not visible, in fact, in the shot. And finally, from a mythical keyboard, the Yamaha DGX 640, IPG 625. Eva, a great day, all the people who follow the channel reports. Un saluto davvero a tutti, ci vediamo al video pensiero, nel caso lo faccia, penso di sì, o domani. Scusate se parlo un po' così, ma qua è un po' difficile perché sono molte persone anziane e poi l'orario è un po' particolare, stanno dormendo, diciamo. Ma grazie a chi? Good morning! Sì, qui diciamo sono mezzogiorno e 25. E come tendenza sempre, non so bene, non capisco bene perché, sicuramente alla stanchezza mi sono alzato, svegliato, scusate, alle 8 mi sembra, è qualcosa, e mi sono riaddormentato, mi sono svegliato poco fa, una mezz'oretta fa, ma comunque per me è come se fosse ancora alle 8, anche se è evidente che non è così dall'atmosfera, però comunque dico, una mattina prestissima, è vero, non è una mattina prestissima, una mattinata inoltrata, ma comunque mattina, mister, master, maestro, oh, semplicemente, oh, semplicemente, David Lynch. It's March 27, 2022, and it's a Sunday here in Naples, 66.2 Fahrenheit around 19 Celsius, and this means that is that today really soft, like in this days and this period, bene così, clima completamente primaverile. E ciò che concerne il video sui pensieri, non lo so se lo faccio, ma nel caso lo faccio sempre separato da questo, quindi occhio. Anyway, I see and you all just see from the window.
It seems that this afternoon, anche se ormai comunque è mezzogiorno, ma comunque è praticamente tra massimo 2-3 ore, in temperature it will be going up to, o salirà appunto di qualche grado, o secondo me si mantiene sullo stesso livello. Vedremo un po', ovviamente non siamo dei maghi, su questo non possiamo saperlo. But the important thing in a negative point with this atmosphere is that we aren't going to be enjoying those beautiful blue skies and golden sunshine, ma comunque non ci possiamo lamentare, che fino a 2 giorni fa li abbiamo avuti per 4-5 giorni consecutivi. Quindi, come avete visto, molto nuvoloso, velato, cioè molto nuvoloso, anzi. Però speriamo che il trend col sole e il cielo possa riprendere da domani, vedremo un po'. Per cui, say the this, so from the mythical window with the colored curtain, certo non sublime, ma comunque nemmeno bruttissima, grazie all'effetto creato sempre da questa inquadratura, dai colori, comunque, prestissi la tenda dalla luce. And this green alert shooter behind me on the top, not visible. And in fact, here in the shot. And finally, from a mythical keyboard, Yamaha DGX 140 IPG 625. Eva, great day, molto people follow the channel reports. Un saluto davvero a tutti. Ci vediamo al video pensiero, nel caso lo faccio, come sempre, o domani.